tutti ragazzi, ben ritrovati a questo canale di Battle for Games. Io sono Carlo, oggi siamo qua tornati per fare un video diverso dal solito. Infatti siamo qua con un prodotto. Sono delle cuffie ragazzi, un headset della Razer. Partiamo subito. Allora, le headset in questione sono le Chimera o Chimaera, adesso non ho ben capito ancora come cavolo si pronunci, perché è scritto Chimaera, però secondo me si pronuncia Chimera. Non lo so, mistero. Boh, vabbè, comunque ragazzi, il modello in questione sono le 5.1. infatti queste cuffie presentano un Dolby Surround di 5.1, ovviamente, no? Niente ragazzi, andiamo subito ad aprirle, anzi magari prima vi faccio vedere qualche caratteristica tecnica. La scatola è questa, come potete vedere, molto velocemente. Allora, dietro ci sono illustrate alcune caratteristiche, ad esempio che sui padiglioni delle cuffie ci sono dei tasti per regolare il volume, oppure la sensibilità del microfono, che sono molto comodi infatti. Ah ragazzi, l'headset è wireless, infatti come vedete c'ha, adesso magari lo vedremo bene dopo, c'è una basetta che può essere utilizzata sia da ricarica sia da trasmettitore praticamente, che è una cosa molto figa secondo me. Poi ragazzi, ovviamente c'è il microfono essendo l'headset, e la basetta presenta appunto i connettori per la ricarica, che dopo rivedremo, e alcuni tasti che sempre dopo vedremo. Presentano Dolby Surround, ovviamente, perché se no il 5.1 ve lo sognate, e batterie ricaricabili già incluse in teoria dentro, che si ricaricano come sempre ovviamente tramite la basetta, e poi basta direi ragazzi. Funzionano con il PC e l'Xbox 360, ma secondo me c'è qualche modo anche per farle funzionare con la Play 4. Adesso non lo so, ve lo dirò magari alla fine del video. Niente ragazzi, buttiamoci nell'unboxing. So già che sarà un parto aprire questa scatola, però sembra abbastanza mi sembra qui ragazzi. Ah no, è molto easy invece. Cioè, sto già toccando le cuffie, vi rendete conto? Sono già riuscito ad aprire la scatola. Allora, le cuffie sono qui. Facciamo una pausa tecnica. Ok, questo può essere utile, perché ci sono un paio di... Riuscirò a ficcarlo in faccia. Vedrete un Carlo morto tra 3, 2, 1... Eccole qua ragazzi, le nostre cuffie sembrano fatte veramente molto bene, con dei materiali abbastanza ottimi. Infatti sembra sono tutte ricoperte da una tipo plastica gommata. E il microfono, anche questo molto flessibile. E i padiglioni sono di velluto, comunque molto morbidi. Guardate qua, sono morbidi, sono una figata ragazzi. Vediamo come stanno in testa. Sono abbastanza leggere ragazzi, mi sembra. Qui ovviamente si potranno regolare come tutte le cuffie, infatti adesso dopo lo andrò a fare correttamente, però a primo impatto non sembrano malaccio, ti isolano anche abbastanza bene. Come vedete qui, come vi dicevo prima, ci sono i tasti qui per regolare appunto il volume, no, questo è per la sensibilità del microfono, e questo qui da quest'altra parte invece c'è il volume proprio del gioco. Sui padiglioni ci sono altri due tasti, questo è per mutare il microfono, come vedete c'è l'icona del microfono sbarrata, e questo qua per accenderle. Mentre in quell'altro padiglione ci sono un casino di tasti su queste cuffie ragazzi. Su quell'altro padiglione ci sarà un tasto mod, che credo che serva, anzi sono quasi sicuro che serva per cambiare l'equalizzazione. Infatti si può cambiare, ci sono tipo tre modelli di equalizzatore, saranno una con più bassi, l'altra con un timbro più alto. Comunque va a cambiare principalmente quello, influenza soprattutto quello. Adesso cerchiamo di tirar fuori questo oggetto, che non sarà affatto semplice. Ah, c'era il trucco, vedete? Perché qua mi stanno facendo smontare la scatola intera. Proprio io vi voglio far vedere, è un puzzle davvero questa scatola. Si apre qua, poi si tira fuori sto coso che sembra una cosa che, no, non lo dico, che è meglio, ok? Allora, questo diciamo, chiamiamolo pisellone, perché qua, cioè, scusatemi il termine, ma sto coso ragazzi è praticamente lungo 20 centimetri, cioè boh, vabbè, basta, cambiamo discorsi. Allora, questo oggetto dalle forme strane presenta dietro alcuni connettori, ovviamente, cioè a destra il pulsante per l'alimentazione, poi due ingressi, no, non due, un ingresso RCA a destra e a sinistra, poi due ingressi, tre, un ingresso e un'uscita da 3,5 e un ingresso e un'uscita per un cavo ottico. Davanti ci sono tre tasti
tasto on off e per l'equalizzatore anche qui, tasto stand by per mettere in stand by le cuffie, poi devo capire bene come funzionano, e il tasto sync, ovvero quello per sincronizzare questo basettone con le cuffie. Adesso proviamo a fare una cosa molto figa, ovvero in teoria, vedete qua ragazzi, qua sopra ci sono i contatti per ricaricare le cuffie e anche qua sotto ci sono i contatti per ricaricare le cuffie. Ognuno dei due ha i propri contatti, in teoria appena uno la mette sopra basterebbe, basta fare così e le cuffie si ricaricano, basta appoggiarsele tranquillamente sopra. La durata delle cuffie in gioco è di circa 8 ore segnate sulla scatola, poi staremo a vedere ragazzi, non ne ho idea, devo ancora provarle, però 8 ore mi sembrano un po' tantine. Non lo so, vedremo, magari vi lascio qualcosa sulla pagina Facebook, vi dirò meglio sulla pagina Facebook, che trovate il link qui sotto in descrizione. Mentre per la ricarica, una volta che le cuffie sono scariche, una volta che le appoggiate qua sopra, direi che ci vogliono 3 ore, sempre detta dalla scatola. Andiamo a aprire questo pacchettone. Un fantastico oggetto col simbolo della Razer, e qua, vabbè, qua dentro ci sono delle manualistiche, ah, si apriva di qua. Sono un genio proprio. Delle manualistiche strane, non ho idea di cosa serve, le istruzioni, gli adesivi, questi sono potenti ragazzi, questi sono potenti un tot. Adesivi Razer, 10 euro l'uno, no sto scherzando. Allora, c'è ben un cavetto dalla lunghezza, guardate che tristezza, cioè, sarà lungo un metro, forse neanche, con due ingressi da jack 3,5 mm per parte. Poi troviamo un cavo RCA per connettere l'Xbox, che non mi servirà perché non ho l'Xbox, e un altro cavetto 3,5 sembra più piccolo, raga. Infatti non so cosa serva. Ah, sapete cos'è? È il cavetto per connettere le cuffie al joypad dell'Xbox. È un cavettino tipo da 3,5, però non è da 3,5, non mi ricordo, sarà da 2 qualcosa, però è più piccolo, serve per connetterlo direttamente al pad dell'Xbox, che adesso non ho, quindi non posso farvelo vedere. Poi troviamo l'adattatore per la spina italiana, che andrà collegato dopo all'alimentatore che ho già visto qui dentro, e questa qua è la cosa più utile al mondo, l'adattatore per connetterlo nelle spine inglesi. E forse anche americane. Comunque queste qua sono le spine inglesi, perché un mese fa sono andato a Londra e c'erano queste fottute spine di merda. Non so perché me le hanno date, però va bene. Infine ragazzi, troviamo l'alimentatore, un piccolino per fortuna, dato che ormai nel gaming vedo quello di Xbox One ad esempio, che è un padellone praticamente grosso come la basetta, forse anche di più, non lo so. E ci andiamo subito ad inserire il nostro adattatore italiano, così. Ok ragazzi, adesso andremo a collegare tutto. Vado a collegare le cuffie un attimino su tutto. Ah, ci sono anche le due batterie. Bene ragazzi, adesso monto tutto, collego tutto e facciamo un test anche magari del microfono. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho montato finalmente le cuffie, le ho collegate al PC e le ho provate per ben 2 giorni. Infatti sto registrando questa ultima parte, diciamo, del video dopo 2 giorni di utilizzo, e devo dire ragazzi che queste cuffie si stanno comportando veramente molto bene, mi piacciono veramente un sacco. Allora, io le ho collegate, come vedete in questo momento sono in carica. Come vedete qua, non so se si veda dal video, ma c'è una lucina che indica la batteria, che in questo momento è rossa, vuol dire che le cuffie non sono ancora perfettamente cariche, ma appena la lucina diventa verde vuol dire che le cuffie sono cariche al 100% e possono essere utilizzate. Possono essere usate anche quando non sono cariche, ovviamente al massimo, però ovviamente al massimo vi dureranno di più. Allora, parliamo un attimino della basetta, che ho avuto modo anche di studiarmela. In questo momento la basetta è in modalità standby, ovvero c'è solo questa lucina. La modalità standby è praticamente indicata da questa lucina rossa e dalla carica della batteria se le cuffie sono collegate, appoggiate. Come vedete, se io le tiro via la lucina si spegne, e appena io le riappoggio la lucina si accende, che significa che sono in carica. E ragazzi, se io invece l'accendo, guardate cosa succede, non so se si vede dal video, appena io accendo la basetta, magari potrei spegnere le luci dopo per un attimo solo per farvi vedere quello che succede. Guardate che figata, si illumina ragazzi, si illumina di verde. Adesso aspettate un attimo che vi spengo le luci per farvi vedere che cosa figa è di notte questa cosa. No, voi vi rendete conto di cosa vuol dire avere questa cosa in camera di notte mentre che giocate? Cioè no, ma io mi distraggo dal gioco e
guardo solo questo praticamente. Ora, riaccendiamo le luci perché sennò non vedete una mazza, ma vedete solo le luci tamarre delle cuffie. Quindi non mi sembra il caso. Comunque sì, ragazzi, dovete solo pensare alla mia faccia quando ho visto questo verde allucinante. Cioè, ho detto, no, adesso è finita, ragazzi, dopo... Vabbè. Parliamo un attimo della basetta. Ci sono i tre tasti. Un tasto serve per selezionare la sorgente, ovvero se avete collegato la basetta via analogico, ovvero con i cavi RCA, ovvero quelli rosso e bianco, ovvero il mio caso, oppure se l'avete collegata con il cavo ottico. Allora, ragazzi, io ho notato un piccolo problema. Subito l'avevo collegata con il cavo ottico, però notavo che tipo il segnale distorceva, non so perché, ma l'audio era distorto in cuffia e ho detto, boh, provo a collegarle con il cavo analogico. E col cavo analogico, ragazzi, questo problema non c'è più, cioè non so per quale motivo, ma non ne ho idea, ragazzi. Quindi per ora le ho collegate con l'analogico. Il cavo è di ottima fattura, è quello ottico che ho usato, perché l'ho pagato un bel po', quindi non è sicuramente il problema del cavo, quindi non ho ni minima idea del perché si sente distorto, però di analogico funziona bene, quindi ce le teniamo così. Con lo stesso tasto, se lo tenete premuto, lo potete utilizzare per sincronizzare la basetta con le cuffie, usando lo stesso tasto che c'è sync anche sulle cuffie. Tenendo premuto tutti e due riuscite ad associare basetta e cuffia. Poi col tasto centrale si utilizza solo per mettere in stand by, quindi per accendere e spegnere la basetta, mentre il tasto di sinistra, ragazzi, serve per, se lo tenete premuto, vi attiva o disattiva il surround, cioè quindi il surround virtuale in cuffia, oppure se lo schiacciate più volte, come vedete qua ci sono delle tacchette illuminate adesso di verde, cambia il colore di queste tacchette. Ci sono tre modalità, che è l'equalizzazione. Praticamente la potete tenere in modalità normale, quindi senza modificare, senza equalizzare niente, oppure potete praticamente far sentire più i bassi oppure più gli acuti. Può servire in gioco, non ne ho idea. Io sinceramente la tengo in normale, si sente la differenza, funziona abbastanza bene, però non ho ancora ben capito cosa, per cosa possa utilizzarlo sinceramente. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Le cuffie sono veramente il top, cioè queste cuffie qua mi stanno piacendo veramente tantissimo, sono anche veramente ben comode da tenere in testa, come vedete vi isolano anche abbastanza bene. Wireless, quindi senza fili, senza nessuna rottura di palle che vi gira per la scrivania, perché come vedete io ne ho già abbastanza di fili sinceramente che mi girano per la scrivania. E poi sinceramente, messe così come sono, come le tengo io normalmente, fanno la loro sporca figura anche da vedere esteticamente. Quindi, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel like, un commentino qua sotto scrivendomi se anche voi magari avete già provato queste cuffie, o magari scrivendomi un'alternativa che si può avere o si può comprare a queste cuffie. E niente, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi per supportarci al 100%. E niente, ci vediamo alla prossima review, ci vediamo al prossimo video, magari su COD, che l'ho preso, mi sta piacendo anche quello. Vi faccio sapere qualche videazzo, magari ve lo faccio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.